Buonasera a tutti, sono Alfredo Mamucari e faccio questo video con molta sincerità, come al solito. E spero di dare una mano così a tanta gente che sta veramente messa male, per cui non farò un video scherzoso, ma parlo seriamente. Ho messo il titolo Come trovare un lavoro e una casa in un giorno. Chi l'avrà letto avrà detto: questo è un pazzo, o ti prende in giro, o non lo so. Nel caso mio non vi prendo in giro e nessun pazzo, almeno credo. Io vi racconto la mia esperienza. Circa, ora ho 55 anni, avevo 30 anni. E allora io ero un pavimentista, maiolicaio, figlio d'arte, avevo imparato da papà. E lavoravo abbastanza bene, lavoravo molto. Per fare un bagno tra pavimenti e maioliche ci mettevo 2 o 3 giorni da solo con un manovale, mi prendevo ai tempi 1 milione e mezzo, 2 milioni, tranquilli. E era un lavoro pure divertente, secondo me. Abbastanza pesante, ma mi dava tanta soddisfazione perché avevo imparato talmente bene, mi piaceva proprio quello che tiravo fuori. Proprio in quel periodo successe che ci fu il boom di tutti gli stranieri che sono arrivati e calò molto il lavoro, specialmente il mio, che tutti questi che arrivavano si spacciavano tutti, muratore, 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 mattonelle. Non sapevano manco che erano sta roba. E che facevano? Se io ti chiedevo 2 milioni per un bagno, da sfasciarlo tutto e te rifartelo, ti chiedevo 2 milioni, quelli lo facevano con 500 mila lire. E ecco lì che a me poi mi è calato il lavoro. Ma non a me, a tutte le grandi imprese, eccetera, eccetera. Siccome avevo 30 anni, ma lo rifarei anche oggi. Ma fortunatamente ora non ne ho bisogno. Però sapete che ho fatto? Ho seguito il consiglio di un amico che me l'aveva detto, che lì per lì mi ero messo a ridere, non ci credevo. Ho detto: io tento, tanto qui il lavoro non c'è sta. Gli affitti sono salati, comprassi una casa te rovini. Sapete che feci? Presi un aereo. Che andai a Londra. Non spegnete il video, fermi, fermi, sentitemi. 3 ore d'aereo stavo già a Londra, manco me ne sono accorto. Cioè, parti la mattina, fai colazione qui in Italia, all'ora di pranzo stai lì, una cosa del genere. Sono andato lì, detto che mi costa andare a vedere e provare, dato che in Italia è così dura. Poi io avevo già una bella esperienza di inglese, ho detto: sai che ti dico, o ci provo. Sono partito da solo, c'avevo in tasca sì e no 800 mila lire, neanche a dire 6 milioni, c'avevo 800 mila lire in tasca, che l'avevo calcolati per i primi giorni. Che è successo? Io arrivai lì in tarda sera però, verso, mi sembrano le 10:30, mi trovavo all'aeroporto, da lì poi ho preso un pullman per entrare a Londra, un'altra quasi un'altra ora, insomma sono arrivato quasi a mezzanotte, pensa. Sono arrivato quasi a mezzanotte e avendoci qualche spiccioletto in tasca, il primo che ho chiesto: dov'è un bed and breakfast? Dove, sai, dormi, ti danno una colazione, pagavi due stronzate, ce n'erano tanti. Dicevano: dove pare, vai lì, va. Dato col mio bagaglietto, sono andato là subito, intanto ho pagato due stronzate, c'avevo la cameretta, la televisione, tutto quanto, e mi sono riposato perché ero stanco.
soggiorno non lo calcoliamo perché tra il viaggio, arrivo lì, trovasse una sera un bed and breakfast, insomma, sono arrivato troppo tardi, insomma, sono arrivato alla mezzanotte, mica potevo trovare lavoro a mezzanotte, no? Contiamo il giorno dopo. Il giorno dopo che ho fatto? Mi sono alzato, ho fatto colazione al bed and breakfast e sono uscito da questo bed and breakfast e ho cominciato a vedere come mi avevano consigliato che c'erano tantissimi, si chiamano job, che significa lavoro, per chi non lo sa, job center, centro lavoro, ma tutti uffici, non ti dico uno attaccato all'altro, ma ce n'erano tanti, tanti. Una lontanissima specie di come qua l'ufficio collocamento, che ci sono i bigliettini, che da lì loro mandano la comunicazione. Se io sono arrivato lì, intanto non ero uno chef, avevo già lavorato in cucine come cuoco, così come aiuto in cucina. In più, siccome ho sempre cucinato in casa mia, tante cose le sapevo fare, che ti devo dire, piatto di pasta fatto bene, col tonno, una lasagna, non mi fa di tutti i piatti, insomma, io tante cose le sapevo fare. Detto, sai che faccio? Mi spaccio per chef italiano, tanto ho detto qui che ne sanno, questi sono inglesi, mangiano l'altra roba. E andai a uno dei, il primo mi ricordo, il primo job center, ce n'erano tanti, ho detto proviamo qua, ma sono entrato, c'erano tutti i bigliettini su delle pareti, che ne so, tutti verdi e alcuni verdi con un bollino rosso. Che c'era scritto live in, che significa con possibilità di dormire. Ho detto allora non mi guardo solo quelli col bollino rosso, perché quelli col bollino verde dopo devo riandare un'altra volta a bed and breakfast a spendere i soldi. Che ho fatto? Ho guardato tutti quelli col bollino rosso. Il primo che c'era proprio, c'era un ristorante, un bistrò francese, cercavano uno chef. Io ho detto, mo se vado là mi prenderanno a carci. E c'era scritto con live in, che nemmeno paghi. Insomma, c'era il numero vicino a questo bigliettino. L'ho preso, c'era una signorina lì, io ho detto col mio inglese, guardi, mi interesserebbe questo posto. Quella subito ha telefonato. Io non lo so, ma penso che ancora funziona così. Subito davanti a me ha telefonato e gli ha detto: senta, ho qui un ragazzo che è bravo in cucina e avrebbe bisogno anche dell'alloggio. Quello che ha detto, come si chiama? Alfredo Mammucari. Ah, sì, lo mandi. Boh, mi ha dato l'indirizzo e sono andato là. Cioè, vi rendete conto? Sono andato là, mi sono presentato. Piacere, piacere, mi hanno presentato altri cuochi. Poi era un bistrò internazionale. Era un ristorante, qui non ho mai visti. Un ristorante internazionale, c'era di tutto. Cucina italiana, francese, tedesca, turca. Il padrone era turco. Mister Erol. Bravissimo uomo. E subito la cosa che ho notato è che come sono entrato sembrava che era arrivato un fratello, una persona di famiglia, una persona che tanto aspettavano. Io ho detto, ma che America qua? Non so dire. E insomma, hanno detto, insomma, che sei chef, che fai? Dico, beh, chiaramente sono molto bravo nella cucina italiana, specialmente romana, perché sono di Roma. E che sai fare? Dico, capirai, so fare. Io ho detto tutto. E il pollo con i peperoni, e lasagne, e i tortellini in brodo, non mi fate di darte le frittate come va, insomma tutte queste cose, io ho detto, no? E questo sembrava chissà chi stava a dire, no? Magari perché lì ne conoscono queste cose.
Ah, bene, bene, bene. Dice, allora, oggi che mi vorresti? Mi hanno dato a me la chance, capito? Che mi vorresti preparare? Io ho detto, guarda, ti posso fare una bella lasagna. Ah, lasagna italiana, magari, magari, eh? Io ho detto, poi, se c'ho tempo, ti faccio pure un bel tiramisù. Mi ero imparato a fare tiramisù, è una stronzata fare tiramisù. Basta andare su YouTube, poi oggi lo vedi subito. Insomma, hanno detto, va bene, prima cosa vieni. Hanno portato su al ristorante stesso, c'era una scala, andavi su, c'erano delle stanze. Dice, questa è la stanza tua, un bel letto, la televisione, no? Dico, mamma mia, che fa? La mattina mi sono alzato, cioè, quel giorno stesso mi hanno detto, vabbè, adesso riposati, sei stanco dal viaggio, vai su, questa è la tua camera, fatti una doccia, fa quello che ti pare. Pensa che bello, sono entrato là, mi sono fatto una doccia, mi sono cambiato, sono uscito, sono andato un po' in giro, ho guardato. La mattina stessa, dormendo lì, non è che sono sceso giù alle 10:30 di mattina, ora al locale lì, e cominciai a fare sta lasagna. Io ho detto al capo, mi ha detto che, io ho detto, guarda, per fare lasagna mi devi comprare la pasta sfoglia, la mozzarella, il pomodoro, eccetera, eccetera, il parmigiano. Sì, mi ha dato i soldi a me stesso, mi ha detto, guarda, vai lì e compra quello che vuoi. Tesco, teisco, non mi ricordo, se so, tutti questi negozi si chiamano così. Insomma, entrai lì, comprai tutta la roba per fare sta lasagna, un po' di roba per far tiramisù, misi lì. Mi hanno dato un bel camice, tutto quanto, e mi misi a fare sta lasagna. Non sapevo manco come si accendevano quei forni, quelle cose. Allora ho chiamato lì in turco, gli ho detto, come si accende qua? Dice, no, no, già acceso, se vuoi devi solo alzare la fiammella. Ah, vabbè. Feci sta lasagna, l'ho buttata dentro, e poi ho fatto il tiramisù. Fatta sta lasagna, l'ho tagliata, l'ho fatta un po' fredda, l'ho tagliata con una teglia, tutta, cioè con una taglia, una taglierina, tutti i quadrucci. Ho chiamato il capo, gli ho detto, guarda, questa per esempio è una lasagna, assaggia come l'ha mangiata, mamma mia, è diventato matto, bravo, bravo, bravo. Insomma, mi ha messo subito in regola, non vi dico quanto mi dava al mese, perché non ci credete, vi parlo di 20 anni fa, non ve lo dico quanto mi davano al mese. In più c'avevo alloggio, non lo pagavo. Ha detto, no, 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 la stanza no, no, no. Stetti lì per 3 anni, sempre a quel ristorante. Ma lì la differenza, sapete qual è? Che i principali, non so come qui in Italia, i capi, così, te via qua, te hai rotto, no! Perché lì, siccome c'è talmente tanto lavoro, non lo possono fare i stronzi, i capi, non li possono fare perché. O sanno che gli dici, oh, se riparli così attraversa la strada, cosa che una volta feci, attraversa la strada, vado a lavorare da quello davanti. Non è come qua che devi stare zitto perché dici dopo se esco da qui, dove vado a lavorare? È questa la differenza. Lì è il lavoro, te monta sopra. E noi stronzi che stiamo qui in Italia. Sempre peggiore le tasse, le cose, i stranieri, il traffico, lo smog. Bella l'Italia, come ci piace l'Italia. Con un giorno ho trovato casa e lavoro. Dopo una settimana io avevo una fidanzata, si chiamava Michelle, a Roma. Alfredo, ma come va? Dico, come va? Addio, io già qui c'ho casa, lavoro, c'ho tutto. Ma come? Voglio venire pure io, voglio venire pure io. Ho detto, vabbè. Ho preso, ho detto, ma vuoi venire a lavorare? Perché dico, tanto non serve. Con i soldi che prendo io potremmo stare benissimo. No, no, mi piacerebbe, voglio imparare inglese. Sta Michelle, che poi era francese, è venuta il giorno stesso. A Londra, la sono andata a prendere all'aeroporto nel mio giorno libero che non lavoravo. Il giorno dopo l'ho fatta riposare. Il giorno dopo l'ho portata a un ristorante dove io solitamente ogni tanto andavo a mangiare e avevo amicizia con questi. Io ho detto: questa è la mia fidanzata, te la prendi a lavorare. Non mi ha fatto nemmeno finire di parlare. Subito, pa, assunta.
lavorava lì, chiaramente poi veniva a dormire da me. Ci sono stato 3 anni. Dopo 3 anni mi avevano consigliato un'isola che non mi va di fare il nome perché non voglio che ci andiamo in troppi, se no. Mi avevano consigliato un'isola, quella sta lì vicino. Dice, guarda, se vai lì è in paradiso. E io dissi al capo mio, lì chiamano i boss, ma no, boss come intendiamo qua. Boss, boss vuol dire capo, basta, capo del ristorante. E il boss, gli ho detto, senti, so 2 o 3 anni che sto a lavorare qua, ma darei una settimana. Come no? Dove te ne vai? Dico, vado lì. Ah, lì è meraviglioso, eh. Presi con sta ragazza, presi un aereo, no, 2 piccoli aerei per andare su questa isola. Come sono andato su questa isola? Una meraviglia. Per curiosità, ho detto, qui è più bello di Londra. Cioè, Londra era stupenda, però dico questo. C'è ma tutto mare, tutti. C'era un albergo. Ho detto, ma voglio provare così per giocare. Tanto il lavoro ce l'ho a Londra. Io fra una settimana torno a Londra e lavoro. Però per giocare. Sono entrato dentro a questo albergo. Ho detto, buongiorno, senta, tante volte vi serve un night porter, un portiere. Dice, sì. Non sapevo più che fare. Io ho detto alla mia ragazza, dico... Questi mi hanno detto già di sì. Oh, ho telefonato lì a Londra e ho detto, senti, io ti ringrazio, ma qui io per scherzare ho chiesto lavoro, mi hanno detto subito di sì. Ma no, Alfredo, ma dai, ma qui no, mi dispiace, dico, io vado dove trovo meglio. Cerca di capire, tanto tu lo trovi in altro... ma i tuoi tirami su e tu la... Rega niente, dico, guarda, io facciamo così, faccio una settimana di prova qui, che lì ne esiste fa prova, lì te viene e basta. Dico, faccio una settimana di prova, se vedo che va bene resto qua, se no ritorno. Speriamo che allora ritorni. Io ho detto, ok, domani mi presento e comincio a lavorare. Andai lì, mi hanno dato tutto, giacca e cravatta, ripeto, c'ho un sacco di fotografie, ve le vorrei far vedere. Proprio sul mare, tutti i castelli dentro l'acqua. Io stavo dentro a quest'albergo, c'avevo il portiere notturno. Anche lì c'avevo la casa, perché dentro l'albergo ci stavano 600 stanze, grandissimo. Avevo anche la stanza, mangiavo lì, lavoravo lì, dormivo lì, facevo tutto lì. E c'avevo la ragazza mia che dormiva con me la permettevano. Purtroppo, non voglio tornare al video precedente che ho fatto. Purtroppo, dopo un anno che stavo dentro a sto albergo, parlavo in inglese, lo parlo ancora. Una meraviglia, ragazzi, una meraviglia. Mi ha telefonato sto mio fratello, ma via qui, ma via qui, ma lascia perdere, ma come so anni che non vieni, Insomma, mi toccò mollare tutto il lavoro lì e sono venuto qui in Italia. Grande stronzata. Allora, io spero che sto video... Tanto diranno, ma chi? Oh, ma l'Italia, l'Italia, ma che vuoi mettere l'Italia? Sì, voglio mettere l'Italia con gli altri paesi. Fa schifo. L'Italia davanti a tanti paesi fa schifo. Stiamo arrivati al terzo mondo e non se ne rendiamo conto. Qui siamo arrivati che tanto mio marito mi porta quei 1.200 al mese. Andiamo avanti, ma che ci frega degli altri? Questa è la mentalità italiana. Ma dicono che ce fregano dalla politica, che ce frega di qui, che ce... basta che c'avemo uno stipendio, c'avemo il frigorifero pieno di roba da mangiare. Per noi va bene così. Questa è la mentalità dell'italiana, capito? Insomma, questo è un grandissimo consiglio che io sto dando più che altro a persone che stanno in difficoltà, che vogliono imparare una lingua, perché lì la impari al volo, eh.
lì è come quando ti butta nella quarta 10 metri che non sai nuotare, te devi imparare, se non ti affoghi. Infatti c'avevo libretti, libricini, ma ripeto, io già parlavo un buon inglese, veramente un buon inglese. Poi lì chiaramente, facendo il portiere dentro all'albergo a 5 stelle, dovevo parlare inglese perché l'avevo migliorato lì al ristorante a Londra. Vabbè, ci sarebbe ancora da raccontare. Io spero che sto consiglio a uno su 100.000 gli darà la convinzione di mammo ce l'ho pure io. A me, per me sarebbe una soddisfazione. Dio, quel ragazzo, quel signore, chiamatemi come pare, quel giorno quel video mi ha fatto bene, mi ha fatto cambiare la vita. Che poi, come il cameriere, dice, ma io non so fare niente come chef. Come cameriere, te devi imparare a mettere tre piatti qui, uno, due e tre. Basta, lì sei cameriere. Lì poi, se non sai fare una nuova parte camino, vai al primo ristorante, sempre al Job Center, Livin, che trovi subito da dormire. Cameriere, telefonano. Qui c'è un cameriere italiano, si chiama così così, te lo mando? Sì, dov'è? Via, sì, bu, vai. Vai lì, te fanno lavorare. Un giorno. Qui quanto ci vuole per trovare lavoro? Voi che vi piace l'Italia, quanto ci vuole per trovare lavoro? Roma, più bella città del mondo. Io sono scappato, sono 11 anni che sono scappato da Roma. Mi fa proprio vomita. Ogni tanto che ci ritorno, la monnezza, le macchine in casino, i liquidoni, tutta gente straniera in casino, lo smog se respira, l'autobus pieni pieni, le metro. Ma come fate a non aprire gli occhi? Come fate a distare? Io sto bene così, come fate? Comunque, io ripeto, sto facendo questo per gente che è veramente bisognosa, perché un po' d'umanità ce l'ho. A me mandò molto bene e non è detto che è una cosa che può darsi che un giorno che sbrocco. È un attimo che ci arrivato, eh. Ma adesso sto quasi a mettere radici qui, in Toscana, mi trovo molto molto meglio di Roma, ma una cifra, molto più pulita, molto più calma, gente più tranquilla. Chiedi una cosa a una persona, sta 3 ore a spiegarte, a Roma tutti nervosi, vai a un ristorante, scusi, momento, mo arrivo, ma che è? Oh? Ma che è? Dove sei mai visto? Va bene, io penso che vi è piaciuto questo video. Poi io, questi pochi video che sto a fare, sto a fare col cuore. Eh? E sto a dare le dritte, sto a dare proprio delle dritte dalla chitarra, ma proprio a dire perché devo essere geloso dell'esperienza che ho fatto, perché non la trasmetto ad altri. Magari io domani non ci sto più. Vorrei fare un po' di bene alle persone a fare questi video, capito? Allora. Vi ringrazio, se mi sono meritato un like, un'iscrizione. Bene, se no, sono contento lo stesso. Ma sai perché insisto con queste iscrizioni, con queste rubriche, che palle? Voglio... Perché più mi seguite, più mi date voglia di... Cioè, un conto che parlo con 10 persone, un conto che so che vado a vedere visualizzazioni. Ah, 100 persone mi hanno seguito, cavolo. Domani allora voglio raccontare quest'altra cosa. Capito? Quando vedo che poi faccio un video e non c'è sta una visualizzazione, dico cosa ho fatto a fare? Comunque, il titolo che ho messo sopra è serio, non è una presa in giro. Vostro di Alfredo Mammucari. Hai visto? Io non mi do come tanti nomi, Stickshoff, Tubo 21, TH33. No, no, io dico il nome e cognome mio. Perché questi che mettono sti nomi tutti FX7 o mettono per paura che dopo vengono perché ci hanno da raccontare cose che magari sono sbagliate, cose che non devono dire, capito? Io dico il nome mio, nome e cognome, mi dico pure in dove abito. Va bene, spero che vi è piaciuto il video, io penso di sì. Spero che vi è piaciuto il video e
e che dia una mano a qualcuno che veramente ne aveva bisogno. Vi ringrazio e ci vediamo a domani che ne farò un altro. Grazie a tutti e buona serata da Alfredo Mammù.